Altra giornata senza decessi legati al Covid nelle Marche. Resta alto però il numero di nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 208, con un tasso di incidenza che supera il 74% su 100.000 abitanti. La maglia nera rimane per la provincia di Macerata con 74 casi, segue l'Anconetano con 44. I ricoveri negli ospedali salgono a 54, ma mentre rimane invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva, scende a 5 quello dei degenti in semi-intensiva. Invece nei reparti non intensivi ci sono 2 persone in più rispetto a ieri. La situazione Covid è una situazione che per questa settimana, se dovessero essere confermati i dati dell'epidemia, dovrebbe concludersi in modo regressivo rispetto alle settimane precedenti, dovremmo avere qualche caso in meno. Aumenta di qualche posto i ricoveri in ospedale, il dato è che le persone che sono valutate positivamente al Covid non sono vaccinate, quindi l'1% delle persone vaccinate poi sono ricoverate negli ospedali. Questo sta a dimostrare l'efficienza dei vaccini, ha osservato l'assessore regionale alla sanità, che però ha aggiunto: dobbiamo rispettare chi è contrario al vaccino sperimentale. Naturalmente c'è piena consapevolezza delle loro ragioni e conseguentemente ci stiamo apprestando, organizzando per far sì che con l'avvio dell'anno scolastico possano essere effettuati dei tamponi salivari per isolare gli eventuali positivi e garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza, facendo sì che, contrariamente a quanto è successo nei mesi precedenti, in isolamento possano essere poste solo le persone positive e non le persone che sono venute a contatto con i positivi, quindi dobbiamo garantire assolutamente le lezioni in presenza e isolare solamente le persone che risulteranno positivi a questi test salivari che abbiamo acquistato in gran numero.